Abbiamo fatto questo incontro qui ad Ancona anche perché il presidente delle Marche è il capofila di tutte le regioni italiane in materia di commercio internazionale. Facciamo magari aspettare un attimo, sì. Si procede ora alla firma degli accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia. Sada ćemo prisustvovati potpisivanju sporazuma između Republike Italije i Republike Srbije. Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci. Firma per la parte italiana il Ministro degli Affari Esteri Emma Bonino e per la parte serba il Ministro degli Affari Esteri Ivan Mrkić. Scusate la pronuncia. Prvo će biti potpisan sporazum o regulisanju vezano za drumski saobraćaj međunarodni putnika i roba. Sa italijanske strane sporazum će potpisati ministarka spoljnih poslova Emma Bonino, a sa srpske strane ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić.
Dichiarazione congiunta per l'attivazione del Comitato di attuazione del Memorandum of Understanding sulla cooperazione nel campo dell'integrazione europea. Firma per la parte italiana il Ministro degli Affari Esteri Emma Bonino e per la parte serba il Ministro degli Affari Esteri Ivan Mrkić. Zatim zajednička deklaracija o aktiviranju odbora o realizaciji memoranduma o sporazumevanju vezano za saradnju po pitanju evropskih integracija. Sa italijanske strane sporazum će potpisati ministarka spoljnih poslova Emma Bonino, a za srpsku stranu ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Memorandum of Understanding concernente la denominazione da parte del Ministero della Giustizia italiana, Direzione Nazionale Antimafia, del software di gestione banca dati sulle indagini nel campo della criminalità organizzata alla Procura serba per la lotta al crimine organizzato. Firma per la parte italiana il Ministro Anna Maria Cancellieri. Per la parte serba firma il Ministro della Giustizia Nikola Sekulović. Zatim tu je memorandum o sporazumevanju koji se tiče donacije Ministarstva pravde Republike Italije, radi se o Nacionalnoj direkciji antimafije, u vezi sa softverom za bazu podataka za istrage po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala koje radi srpsko tužilaštvo i u borbi protiv organizovanog kriminala. Za italijansku stranu sporazum će potpisati ministar Anna Maria Cancellieri, a za srpsku stranu bit će to ministar pravde Nikola Selaković. Protocollo operativo tra i servizi antidroga italiano e serbo in attuazione dell'accordo in materia di lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e al terrorismo internazionale del 18-12-2008. Firma per la parte italiana il vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano, e per la parte serba firma il primo ministro e ministro dell'Interno Ivica Dačić. Zatim operativni protokol između službi za borbu protiv trgovine narkoticima, a u smislu realizacije sporazuma za borbu protiv organizovanog kriminala, borbu protiv trgovine drogom i protiv međunarodnog terorizma. Sporazum je taj potpisan 18.12.2008. Za italijansku stranu sporazum će potpisati potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano, a za srpsku stranu će to uraditi predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
una breve intervista stampa. Ferenzo. Buongiorno, intanto ancora un caloroso benvenuto a tutti gli amici che sono venuti dalla Serbia, da Belgrado, e un calorosissimo ringraziamento alla città di Ancona e alla regione Marche, che ci hanno ospitato e ci stanno ospitando, dimostrando tutta la bellezza di Ancona, tutta la bellezza straordinaria delle Marche. La scelta di Ancona, la scelta delle Marche, è una scelta di rendere questa città ancora di più capitale adriatica dell'Italia, con una grande proiezione internazionale verso i Balcani. Il lavoro che la Regione Marche ha già fatto, sta già facendo, il fatto che il Presidente della Regione sia il capofila tra i Presidenti delle Regioni italiane per tutto ciò che è la proiezione commerciale internazionale del nostro Paese, fa di Ancona e delle Marche una regione particolarmente proiettata in questa direzione. Quindi un ringraziamento molto particolare. Un ringraziamento molto particolare al Presidente Dačić, che ha accettato il nostro invito subito. Questo è il primo vertice intergovernativo del nostro nuovo governo, ne seguiranno altri nelle prossime settimane. Avremo il vertice con la Francia, quello con la Russia, quello con Israele, quello con la Spagna. Il fatto che oggi il vertice con la Serbia sia il primo dà dimostrazione, la dimostrazione più chiara di quanto per noi il rapporto bilaterale tra Italia e Serbia sia una grande priorità della nostra politica estera e della nostra politica economica e commerciale. L'Italia ha lavorato con grande, grande impegno nel Consiglio europeo di fine giugno. Nella notte tra il giovedì e il venerdì, quando qualche piccolo intoppo stava frenando la positiva finalizzazione nel documento finale degli accordi che avrebbero consentito finalmente la partenza del negoziato per l'adesione della Serbia all'Unione Europea, l'Italia ha lavorato con il massimo impegno, ce l'abbiamo messa tutta, e insieme ad altri paesi europei siamo riusciti nel nostro obiettivo, cioè di avere il disco verde da parte del Consiglio europeo di fine giugno. È stato un segnale importante, ma è ovviamente un segnale che adesso deve essere seguito da tutti i passi necessari, da parte dell'Unione europea e naturalmente da parte della Serbia. Siamo convinti che questi passi verranno. Abbiamo lavorato in questo vertice intergovernativo su molti temi, 7 ministeri coinvolti, questa è la dimostrazione di un grande impegno molto concreto, i 4 accordi che sono stati firmati, anch'essi accordi molto concreti, e poi tutti gli impegni successivi che i diversi ministri e ministeri si sono presi per le attività che si svolgeranno successivamente sia a Belgrado e in Serbia, sia a Roma e in Italia. L'Italia continuerà incessantemente a supportare l'avvicinamento il più rapido ed efficace possibile della Serbia all'Unione Europea. Per noi italiani l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea rappresenta una grande priorità nazionale e lavoreremo con grande impegno in questa direzione. Abbiamo messo a punto, come avete visto, abbiamo firmato degli accordi significativi e importanti su molti temi, temi scottanti, anche i temi che fanno parte in questi giorni della grande preoccupazione del nostro Paese, temi che hanno a che fare con questioni legate alla lotta alla criminalità organizzata, alla lotta ai narcotraffici. Voglio insistere su un punto essenziale, poi mi fermo e darò la parola al collega Dačić e alle domande dei giornalisti. Per l'Italia la proiezione balcanica rappresenta una delle dimensioni essenziali della nostra politica internazionale. Rappresenta una dimensione fondamentale sia per gli aspetti economici sia per gli aspetti politici e di sicurezza. E quindi abbiamo intenzione di continuare a far sì che questa
dimensione balcanica sia una dimensione balcanica sulla quale il nostro lavoro continua. Riteniamo che la Serbia sia un paese che sempre di più può giocare un ruolo chiave in tutta un'area europea che cresce e crescerà di importanza nel prossimo futuro, e noi saremo a fianco della Serbia per svolgere questo lavoro. E quindi con grande piacere che do la parola all'amico e collega Presidente Dačić. Ja zaista želim najiskrenije da se zahvalim mom kolegi Enriku i na jednoj činjenici da je uspeo da u ovako zgusnutom rasporedu koji su ovde imali uloži napor da se ovaj samit održi, da se očuva ova tradicija i pored promjena koje su se desile u italijanskoj vladi u posljednje 2-3 godine. Ovo je treći samit. Ja sam veoma radostan što se ponovo srećemo sa našim prijateljima i želim potpuno otvoreno da kažem da mi Srbi smatramo Italiju najvećim prijateljem na zapadu, da mi smatramo da je Italija naš višegodišnji tradicionalni prijatelj i da Italija treba da zauzme svoje mesto na Balkanu. Ako ga ne zauzme, zauzet će ga neko drugi. U tom smislu me raduje da je Italija praktično u ekonomskom pogledu pretekla druge partnere Srbije i danas je Italija naš glavni spoljnopolitički partner. Možda i spoljnopolitički i spoljnotrgovinski. Volio bi da tako bude zaista. Volio bi da zaista tako bude, a to znači da nivo naših odnosa i komunikacija bude prijateljski, zato što danas nije, danas je Srbija je zaslužila danas da bude podržana. Srbija je uradila mnogo teških poteza i zato mi očekujemo od strane naših prijatelja da pomognu da Srbija dobije još jednu pozitivnu odluku Evropskog saveta, a to znači da se održi prva međuvladina konferencija koja bi označila i tehnički početak pregovora o članstvu najkasnije do kraja januara, odnosno do kraja decembra, ukoliko to bude bilo moguće. U skladu sa tim, mi ćemo nastaviti da razvijamo naše partnerske odnose, nastavit ćemo ovu praksu održavanja samita. U međuvremenu će naši ministri razmatrati sve one projekte i ideje koje smo izneli u međuvremenu i na današnjem skupu. Želeo bih samo da zaokružim ovu priču oko ekonomije. Italija je danas prvi spoljnotrgovinski partner. Ispred pretekla je Nemačku i Rusiju. Danas je Italija zemlja u koju se iz Srbije najviše izvozi. Istina, to su uglavnom Fiatovi proizvodi. S druge strane, Italija je zemlja iz koje se najviše u Srbiju uvozi. Fiat je najveći domaći izvoznik u Srbiji. On je ove godine već izvezao mi više od milijardu evra. Mi u Srbiji posluje oko 600 italijanskih kompanija. Zapošljavaju više od 20-25 hiljada ljudi. Godišnji obrt je oko 2,5 milijarde evra. Najznačajniji deo toga jeste u automobilskoj industriji, ali najveći broj kompanija jeste u tekstilnoj. Ali smo otvoreni i za sve druge oblasti.
veoma smo zainteresovani da ugovor, strateški sporazum koji smo napravili vezano za energetiku, bude sproveden, a to znači da, pošto je on ratifikovan u Srpskom parlamentu, da sa italijanske strane takođe vidimo idemo li u taj projekat, u kom formatu, u kojoj snazi, u kojoj količini i da jednostavno to polako skidemo sa dnevnog reda kao sporazum i memorandum, a da postane praksa. Jer je reč o sporazumu koji je vredan više od 800 miliona evra. Ja sam zamolio svog kolegu da što pre raspravimo ta pitanja, zato što je to nije samo naše bilateralno pitanje, već u njemu učestvuje delom i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. Dalje imamo ideje kao što su infrastrukturni projekti u smislu jednog možda multifunkcionalnog koridora, kao što je Bari, Beograd, Temišvar. Tu je takođe neophodna i regionalna saradnja. Mi se radujemo da možemo da učestvujemo u što više inicijativa gde smo zajedno sa našim prijateljima iz Italije prisutni. Mi smo potpisali ovde i nekoliko sporazuma koji se tiču borbe protiv kriminala, odnosno vladavine prava. Što se toga tiče, želim da posebno naglasim da mi u tome imamo dobru saradnju svih ovih godina i naša ministarstva i unutrašnjih poslova i ministarstva pravde i naše bezbednostne službe i biro koji se bavi koordinacijom tih službi i naša ministarstva odbrane, čini mi se da su imali dobru saradnju u proteklom periodu. Jednom rečju, Italija je u intelektualnoj interpretaciji srpskog naroda, Italija je sinonim za prijatelje. I zato velika nam je čast i zadovoljstvo da ste nas pozvali da budemo ovde, da ste nam ukazali tu čast da budemo, da samit sa nama bude održan pre ovih drugih država, ne bismo da se poredimo sa njima, naravno. Mada bismo voleli, ali nismo dovoljno veliki i jaki, ali možda smo sigurno iskreniji. U svakom slučaju, veliko vam hvala za ono što ste nas podržali, ali očekujemo još da nas podržite, da Srbija bude 29. sledeća država koja će biti članica Evropske unije. Grazie. Grazie, so che ci sono previste delle domande. Chi prende la parola per primo? Eccomi. Buongiorno Presidente, Marina Perna dell'ANSA. Allora, importantissimi discorsi sulla Serbia, però la nostra attenzione in questo momento è concentrata su quello che avverrà questo pomeriggio a Roma con la legge di stabilità. Il ministro Saccomanni da Lussemburgo conferma che c'è l'accordo. Ci conferma che si tratterà di una manovra da 10-12 miliardi, dove sono previsti anche tagli alla sanità, si è parlato fino a 4 miliardi e una cifra per il cuneo fiscale che potrebbe non superare 3 miliardi di euro? La mia risposta è molto semplice, non date retta alle tante troppe indiscrezioni, tutte foriere di cattive notizie che hanno riempito i giornali di oggi. Punto. La legge di stabilità la faremo oggi pomeriggio e oggi pomeriggio discuteremo di questo, uscirà, gli italiani la conosceranno. Qui adesso siamo per parlare di collaborazione tra l'Italia e la Serbia e credo che le cose importanti che qui abbiamo annunciato saranno cose importanti e molto concrete nella nostra dimensione bilaterale e nella nostra dimensione balcanica. Altri? No,
Sanja Ljubisavljević, giornalista di Radio Televisione Serbia. Una domanda per voi, signor Paletta. A suo parere, al vertice il marzo a Belgrado abbiamo sentito che Fiat non sarà il più grande investimento in Serbia. A suo parere, quale è secondo, quale è prossimo? Questa è una buona domanda. Credo che questo incontro di oggi sia un incontro molto importante, perché è un incontro che rende ancora più evidente a tutti gli imprenditori italiani come la Serbia sia un paese molto importante per la nostra cooperazione economica e commerciale. L'abbiamo voluto fare apposta nelle Marche, il regno del manifatturiero italiano, della piccola e media impresa, dell'impresa di qualità, proprio perché questo messaggio sulla cooperazione industriale ed economica tra i nostri due paesi può e deve dare risultati positivi. Quindi io mi aspetto risultati molto positivi, mi aspetto grandi investimenti italiani in Serbia, ma mi aspetto anche grandi investimenti serbi in Italia. L'Italia è un paese molto interessante che adesso, attraverso il grande piano di attrazione di investimenti che si chiama Destinazione Italia e che sarà oggetto anche nei prossimi giorni di importanti realizzazioni, sarà sempre di più un paese attrattivo per gli investimenti delle imprese e anche gli investimenti esteri. Quindi per noi sarà molto importante avere, caro Presidente Dačić, un'occasione prossima a Belgrado per venire a Belgrado a presentare anche al mondo del business e delle imprese serbe le opportunità di scambio che tra Italia e Serbia si possono mettere in cantiere. Sarà sicuramente uno dei follow-up del nostro incontro di oggi. Buongiorno Presidente, Claudio Sargenti, TGR Marche. Vorrei tornare a temi più locali. Dopo le parole di questa mattina, secondo lei la nascita della macroregione potrà davvero avvenire nel semestre di presidenza italiana, nel giugno del 2014? Guardi, noi faremo del semestre di presidenza italiana un semestre molto proiettato su una dimensione di sviluppo economico, di crescita, e io ritengo che le collaborazioni a livello regionale, particolare il lavoro sulla strategia adriatico-ionica, siano una di queste dimensioni, per cui lavoreremo sicuramente nella direzione di favorire le macroregioni europee, lavoreremo nella direzione di spingere sui temi della crescita, dello sviluppo, perché riteniamo che l'Unione Europea, lo dico all'amico e collega Dačić, ha vissuto 5 anni, una legislatura, quella tra il 2009 e quella che si sta terminando adesso, terminerà con le elezioni europee del maggio dell'anno prossimo, tutta improntata al tema dell'austerità. Ed è stata una legislatura europea molto dura, molto molto complicata, l'Italia ne sa qualcosa. Noi, l'Italia presiderà l'Europa a partire dal 1 luglio dell'anno prossimo, quando si aprirà la legislatura 2014-2019. Noi ci impegniamo a far sì che quella legislatura sia la legislatura dell'Europa della crescita, dopo i 5 anni dell'Europa dell'austerità. E quindi lavoreremo in quella dimensione. La prospettiva, la strategia adriatico-ionica è fondamentale. Durante questa legislatura noi vogliamo che la Serbia diventi la ventinovesima stella europea, e sappiamo che questo aiuterà molto la proiezione economica internazionale anche del nostro paese. Nikola Vukomanović, televizija B92, moje pitanje će biti dopuna pitanja moje koleginice. U kojoj meri ekonomska kriza koja je prisutna u Evropskoj uniji, ali i u samoj Italiji, može da utiče na nivo novih stranih investicija, odnosno italijanskih investicija u Srbiju, s obzirom da ste do sada bili i postali ste u prethodnim mesecima naš najveći spoljnotrgovinski partner? I na koji način će vaša administracija stimulisati one koji se eventualno kolebaju? Hvala. To je pitanje za njega ili za mene? Mi očekujemo da ekonomska kriza neće uticati na to, zato što je ona već pri kraju kad je reč o evropskom prostoru. A s druge strane, mi ne zovemo investitore da bi ih prevarili,
nego oni dolaze između ostalog i da bi nešto zaradili. E čim dolaze, znači da dobro i zarađuju. U svakom slučaju, mi ne želimo da Fiat ovde zatvara fabrike, a da radi kod nas. Nego naprotiv, želimo da ima uspešnu proizvodnju i ovde i kod nas, ali u svakom slučaju isključivo se naši pozivi investitorima baziraju na ekonomskim i komercijalnim osnovama i ne verujem da, čak mislim da je u nekim, za neke zemlje i investicije na našem prostoru su bile i spas za neke firme i preduzeća, pa čak i banke, koje nisu propale na našem tržištu, a kod njih kući su propale. Che quello che ha detto adesso il Presidente Dačić sia molto importante, lo voglio sottolineare in conclusione, è molto importante per questo motivo. L'internazionalizzazione delle imprese è fondamentale quando non è mera delocalizzazione, quando è internazionalizzazione. Internazionalizzazione vuol dire che noi sappiamo che le nostre imprese che vanno in Serbia sono imprese che hanno innanzitutto, vanno lì per il mercato serbo, e per il mercato di tutta l'area che attorno alla leadership serba è un mercato molto interessante. E quindi non è un percorso di delocalizzazione per andare a cercare dinamiche, criteri migliori per abbassare semplicemente i costi e poi per riportare le produzioni. È un'altra cosa. Noi abbiamo bisogno di imprese internazionali e internazionalizzate. E questo avviene attraverso un lavoro che si può fare e si deve fare a livello di commercio internazionale, motivo per il quale noi spingiamo le imprese del nostro paese ad essere più internazionalizzate. Questo è uno sforzo che facciamo quotidianamente insieme alle regioni. Il Presidente Spacca è appunto il capofila delle regioni italiane su questi temi ed è un lavoro che continuamente, quotidianamente dobbiamo realizzare proprio perché non è un caso che le imprese che hanno retto rispetto alla crisi sono le imprese che si sono internazionalizzate, che hanno giocato su mercati larghi. Le imprese che sono entrate in difficoltà sono quelle che erano legate esclusivamente al mercato domestico. Ormai la dimensione della competizione è globale, dentro questa dimensione bisogna stare e mi fa piacere che questi discorsi li facciamo nelle Marche, una delle regioni che è più attenta a questa dimensione globale, questa dimensione economica internazionale. Questo è un fatto molto importante e sono molto contento che anche in Serbia questa dimensione legata a una terra come la regione Marche sia stata individuata e vista. Voglio ancora ringraziare moltissimo il Presidente Dačić, ci diamo appuntamento a Belgrado, a Belgrado o la sede che lui vorrà scegliere per il prossimo quarto vertice intergovernativo. Se la unisce una bella partita di pallacanestro tra il Partizan e una squadra italiana saremmo ancora più lieti, perché so che lui è particolarmente legato a tutto questo. Ja bih samo dodao pre kraja jednu rečenicu koja je veoma važna, a to je da Srbija još nije članica Evropske unije. I u tome ima i nešto dobro, a to je da ima pristup, slobodan pristup tržištima zemalja van evropske zone. A to znači da sve ono što je proizvedeno u Srbiji, bez carina, se može prodavati u Rusiji, Azerbejdžanu, Kazahstanu, Belorusiji, Turskoj, a najverovatnije uskoro i u Ukrajini i u svim zemljama regiona koje se zovu, taj sporazum se zove CEFTA. Znači, uključujući i tržište Evropske unije, to je 700 miliona ljudi sa kojima Srbija sa njihovim državama ima ugovore o slobodnoj trgovini. I to je veliki magnet za investitore. A sa druge strane, Srbija je danas dobra vest u svetu. Hvala Bogu, pa nismo više u headline-u CNN-a po lošim stvarima, nego i po nekim dobrim. I zato puno očekujemo od sledeće godine. Očekujem prvo premijera letu u Beogradu.
na ovoj zajedničkoj sednici dve vlade, a naravno očekujemo i da u sledećoj godini dva naša prijatelja predsedavaju Evropskom unijom, bude i bolje vreme za Srbiju, a to su Grčka i Italija. Grazie. Grazie.